Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Oggi voglio parlare di un altro di quei giochi che sto provando grazie al PlayStation Plus Premium, e in questo caso si tratta di Forager. Che, come possiamo vedere, non ha l'italiano tra le sue lingue. Che vabbè, non è che sia una cosa estremamente disagiante. Intanto posso giocare solo classico, ok. Si tratta di un gioco adventure farming in cui bisogna appunto esplorare, combattere, espandere il proprio impero. Costruire. Viene spiegato niente? Ok. Cioè, già non sapevo cosa aspettarmi, non mi aspettavo un Moonlighter o comunque, nel senso, uno di quei giochi alla Minecraft. Però, proprio zero storia. Cult of the Lamb mi è piaciuto un botto apposta perché aveva una sorta di trama, di spiegazione di quello che stavi facendo. Qua invece no. Boh. Prendiamo risorse per costruire. Cibo per mangiare. Posso spaccare anche gli alberi, ok. Diciamo che è il gioco dall'inizio meno epico che abbia mai provato, probabilmente. Ti butta lì. A fare, ok, intanto dicono vabbè, ci sono altri 1000 giochi che ti hanno spiegato come fare, quindi lo saprei già, però a mio avviso un minimo di contestualizzazione del mondo. Allora. Boh, non lo so, non è che avessi grandi aspettative, perché comunque ad esempio, nonostante io abbia apprezzato molto Minecraft e giocato in tutte le varie versioni PlayStation che hanno pubblicato, c'è da dire che non mi ha preso come ad altri miei amici. Quindi ci abbiamo le skill. Cioè, il sistema di giochi in sé. Non lo so, avrei questo. Un'industria, forse. Dai, prendiamo questo. E visto che dovrò anche costruire, e si aprono dei nuovi percorsi, ok. Qua non posso fare niente, Magical non c'ho niente. Cioè, sì, è bello, ma poi cos'altro devo fare?
Sembra che non abbia un posto dove andare. Non c'è niente. Cioè, non so come dire. Quella è l'energia dell'albero. Cioè, ha un sacco di opzioni, interessante come struttura di gioco, ma fatto così che sei buttato a quasi a caso dentro, non mi dice niente. Cioè, ho sbagliato io qualcosa? Cioè, come Minecraft devi creare il mondo e poi avere la sfiga di avere il mondo noioso? Perché davvero non sono minimamente stimolato a giocarci. Va bene che ho finito Final Fantasy XVI, quindi sono per il momento, diciamo, privato della voglia di fare qualcosa di nuovo, perché me lo sono goduto e mi ha fatto appunto piacere giocarlo tutto. Devo vedere se fare ancora qualche altro trofeo. Ah, posso comprare la terra con i soldi, però non ho ancora abbastanza soldi. In realtà non ho soldi, quindi boh. E devo fare abbastanza risorse per costruire. E qua però non ce l'ho. Cioè, non ha storia, almeno per adesso, non ha una motivazione dell'andare avanti, del farti costruire le cose, nello spiegarti il perché stai costruendo le cose. Devo scendere, non mi posso spostare lateralmente. Niente, cioè, boh, sarò io, eh. Queste, come al solito, sono le mie prime impressioni, quindi è una cosa molto soggettiva, è una cosa legata alla mia esperienza e anche, come dicevo, al mood del momento. A me piacciono i giochi di farming, come avrete visto dai video che trovate sul canale di Harvest Moon o comunque anche degli Story of Season che ho giocato recentemente. E infatti sono molto contento di averli. Non ho il tempo di giocarli, ma mi fa piacere che siano lì. Spero che ci rimangano per un bel po'. Però già un gioco come questo, in cui non c'è una trama, una motivazione per andare avanti. Capisco che Minecraft ha fatto scuola, però diciamo che è una lezione che a me non piace. Io voglio comunque un minimo di storyline per andare avanti. Come dicevo, il mood al momento è un po' spento, sia per il caldo, perché siamo a malapena a metà luglio e fa un caldo della Madonna. Sto sudando a fare questa recensione perché uso le cuffie della Sony, le Pulse 3D, che sono davvero fighe, ma tengono un caldo allucinante, cioè, diciamo, l'alone intorno di goccioline di sudore. E questo unito al fatto che appunto ho finito Final Fantasy e quindi al momento sono sazio, per così dire, di giochi e ho bisogno di qualcosina che più che altro mi intrighi, mi faccia venire voglia di andare avanti, di fare qualcosa di nuovo.
E questo gioco non ce l'ha. Se non fosse stato gratuito, non l'avrei mai comprato comunque in generale. È uno di quei tipici giochi che li vedo, dico, ah sì, carino. Poi vedo tipo Moonlight, che è figo, ha una bella grafica 2D, ha una meccanica di gioco particolare per la gestione del negozio, anche se dopo un po' diventa quasi inutile, però nel senso... Mi aveva intrigato i Story of Season, per quanto appunto poi abbiano quasi sempre la stessa storiella, la stessa tematica, hanno un perché sul quello che stai facendo. E infatti apprezzo di più le versioni brandizzate Doraemon perché hanno quella piccola verve in più con i personaggi del cartoon che appunto sono simpatici e hanno i loro piccoli problemi anche quando finiscono in un mondo pseudo fantasy e devono fare gli agricoltori. Ecco, questo Forager con l'espansione qui Nuclear, che penso sia già incorporata perché questa è la versione 4.1.3, però non mi dice niente. Cioè, a giudicare dall'inizio, per me è un gioco che sì, prende la sufficienza perché comunque è realizzato decentemente, si vede un sistema abbastanza complesso, intrigante per cui, diciamo, un amante del farming, del crafting può trovarsi bene, però non ha nessuna motivazione, almeno per me, per spingermi a giocarci ancora. Basta. Cioè, adesso lo andrò a disinstallare. Poi magari, superata la prima mezz'ora che è noioso lì all'inizio, diventa un gioco della Madonna. Però allora preferisco My Time a Portia, che è un gioco con un minimo di storyline ed è molto simpatico. Ha un sistema, tra l'altro, di crafting davvero eccezionale, strutturato benissimo. Oppure qualcosa di molto rilassante come Disney Dreamlight Valley, che è simpatico, non è nulla di eccezionale, ma con i personaggi Disney e con il fatto che comunque ha la sua piccola routine giornaliera e qualche missione extra che ti tiene un pochettino più sul chi vive, mi ha fatto giocare per oltre un anno e l'ho platinato volentieri. Quindi, insomma, non è che sia un brutto gioco, anzi, ripeto, probabilmente se anche voi avete l'abbonamento premium lo potete scaricare gratuitamente su PlayStation 4, considerando che occupa 200 mega, ve lo tenete, ci giocate qualche volta, però non mi stimola. A me personalmente un gioco così che non ha nessuna, per così dire, storia, non ha niente, cioè i primi 15 minuti, quanto ci ho giocato? Cioè, 10 minuti ho visto. 10 minuti in cui mi sono annoiato e ho preferito tornare alla schermata principale per continuare a parlare. È un brutto segno, almeno per me. Le mie prime impressioni sono che è un titolo che ha sicuramente delle potenzialità, ma almeno dal mio punto di vista devo essere onesto e dire mi ha annoiato. Ho passato 10 minuti più noiosi della mia vita. In realtà il gioco di simulatore di tagliaerbe, quello forse è stato il gioco più noioso, però ci ho giocato tipo mezz'ora, perché comunque almeno aveva un senso, cioè aveva la sua missione da portare a termine, i lavori noiosissimi, però perché era anche troppo simulativo. Questo invece dovrebbe essere un gioco che ti spinge all'avventura, ad andare appunto a cercare risorse particolari, a combattere, a forgiare, per così dire, il tuo piccolo impero, e dopo, ma neanche appunto 10 minuti, io mi sono annoiato. Ripeto, magari diventa un gioco incredibile più avanti, però titoli come Little Dragon's Café oppure Sakuna, a me hanno divertito, ci ho giocato. Mi hanno ispirato sin dall'inizio, avevano quel piccolo incipit che mi faceva venire voglia di scoprire come andava avanti,
nel frattempo che facevo compiti abbastanza ripetitivi e già visti in tanti altri giochi. Qua invece non ho niente, non ho davvero nessuno stimolo, nessuna voglia di vedere come si evolve la storia. Il personaggio è proprio la cosa più anonima che ci sia. Cult of the Lamb almeno ha uno stile davvero particolare, molto ricercato, diverso dal solito e mi ha intrigato. Poi anche lì, dopo un po', l'ho abbandonato anche perché mi sono messo dietro ad altri giochi. Però comunque avevo la voglia di vedere un po' come andava avanti, come si evolveva. Questo no. Boh. Quindi non è una bocciatura perché appunto queste sono impressioni, non è una vera e propria recensione. Però per me questo è un titolo che non ha saputo dirmi niente. Magari poi ha un gameplay fantastico, ma è come quei film che diventano belli negli ultimi 20 minuti. No, il film deve essere bello per tutto il tempo, deve avere poi un crescendo verso l'atto finale che mi tiene incollato alla poltrona e voglio appunto sapere come va a finire. Non che devo giocare, ad esempio, in questo caso, magari delle ore per poi dire, ah, vabbè. Gli ultimi 10 minuti erano davvero fighi. Quindi, no, per me è davvero un grosso no. Mi spiace, infatti, vabbè, non occupa niente, però lo andrò comunque a cancellare perché non mi ha detto assolutamente nulla. Peccato. Quindi, boh, spero che questo video vi sia piaciuto, che anche voi non vi siate annoiati troppo. E quindi io direi che per adesso vi saluto e vi aspetto alla prossima.